Il territorio di Porto Torres punta a entrare nel registro dei cammini e degli itinerari religiosi e dello spirito istituito dall'assessorato regionale del turismo. L'assessore alla cultura Maria Bastiana Cocco e il consigliere Gavino Sanna hanno ricevuto a Palazzo Comunale una delegazione dell'assessorato regionale al turismo nell'ambito del percorso attivato per ottenere il riconoscimento della valenza turistica culturale e religiosa della destinazione Porto Torres. Il comune ha presentato la candidatura legata alla tradizione del pellegrinaggio con il culto dei martiri turritani, la celebrazione della Feltamanna come evento partecipato da tutta la Sardegna, la centralità della Basilica Romanica di San Gavino nel panorama spirituale isolano. In più, il comune di Porto Torres è parte importante del percorso di alcuni itinerari religiosi e dello spirito riconosciuti o in fase di riconoscimento da parte della regione, costituendo il punto di partenza del Cammino di Santo Iacu, il Cammino 100 Torri e aderendo ufficialmente alla costituzione e gestione del Cammino Minerario di Santa Barbara del nord-ovest del territorio della Nurra. Coltiviamo da sempre le vostre storie. Ce ne prendiamo cura, anche quando il sole è nascosto. Le facciamo germogliare fino al suo ritorno. Insieme fioriscono e prendono nuova vita. Flor Garden. Con noi la differenza si coglie.